la passione. È nato all'incirca poco 2 settimane dopo che è morto Andrea. Io conoscevo i ragazzi della Tamol di Montecchio, dove lavora anche il ragazzo che purtroppo ha ucciso Andrea. E ho avuto un contatto con i ragazzi e mi è nata l'idea di fare questo memory. Da lì mi sono adeguato per contattare varie persone. Da lì ho contattato Guido Maroccini e mi ho messo in contatto con Michele Ferri. Abbiamo parlato e è venuta l'idea proprio di organizzare il memory a tutti gli effetti. Parliamo di questo torneo, quando giocherà? Allora, il torneo è previsto dal 28 aprile e la finale sarà il 4 giugno, che si svolgerà al Palla Campanara. Si giocherà principalmente al campo del Lungofoglia, tranne semifinale e finale che saranno fatte al Palla Campanara. 16 squadre, un numero facilmente raggiungibile. Sì, molto raggiungibile. Le squadre hanno un limite di tesserare da un minimo di 8 giocatori a un massimo di 12. E c'è un limite di tesserati che sono 3 per la FIGC. Cioè, se sono tesserati per la WISP, vari Erti, Xen, XAE, CSI e compagni, e possono giocare tranquillamente, è amatoriale. Sono fino alla per il calcio 5, dei tesserati possono giocare massimo dalla Serie D alla C2, per il calcio 11 dalla Juniores alla seconda categoria. Ci si può iscrivere nel sito internet, c'è una data di scadenza? Abbiamo un limite massimo anche i primi di aprile, così partiremo anche mettiamo la penultima settimana di marzo, è quella esatta, cioè l'ultima settimana sarebbe perfetta come limite di iscrizione, perché dopo abbiamo la riunione con le squadre. Da spiegare il regolamento e tutto. Ovviamente un modo per ricordare Andrea Ferri e per raccogliere fondi per la fondazione. Sì, abbiamo principalmente l'associazione è fatta per beneficenza e tutto. Abbiamo deciso di collaborare e sto contattando l'AIL e già sono in contatto con l'EMPA, che il testimonial è un amico che è Giacomo Lucchetti, il pilota, e lui mi ha messo in contatto con l'EMPA. E poi ci saranno persone di dello sport alla finale, oltre le varie cariche e le varie forze dell'ordine. Abbiamo da Massimo Ambrosini, salvo impegni, c'è Massimo Ambrosini, c'è Flamini, il giocatore di basket, c'è proprio Giacomo Lucchetti, Morbidelli, e ci dovrebbe essere anche Dino Zoff. Da come nasce questa esigenza di questo torneo, Francesco? Nasce dal fatto che Andrea era una persona conosciuta a Pesaro e era amata, stimata. Perciò una persona così va ricordata non una volta sola, ma sempre, per tutta la vita. Ok, quindi grossa partecipazione, avete avuto diversi mesi per preparare questo torneo, adesso siete venuti alla presentazione ufficiale, ma già ci sono diverse squadre iscritte, da quello che ho sentito. Sì, abbiamo dalle 6-7 squadre che già siamo in contatto. Quindi un appello a chi si vuole iscrivere. Molte sono anche già gli amici, tra cui 2 squadre sono dell'Olympus Club, che di Andrea faceva parte. Ok, grazie mille.